bei capelli. Comunque, sì, ragazzi, oggi mi devo lavare urgentemente perché sono in condizioni orribili. E anche io sto in condizioni orribili, però va bene lo stesso. Vi inizio il vlog lo stesso perché sono coraggiosa. E quindi vi faccio vedere anche in queste condizioni. Sto di nuovo con la felpa, tanto era pulita, l'ho usata una volta sola. E quindi l'ho riusata anche stanotte per dormire, che stavo una pacchia. Ora su. È mezzogiorno. Stavo per dire sono le 2, invece è mezzogiorno. Dopo, visto che sono le 2, non lo so, solo nella mente mia. È mezzogiorno. Ieri ho scambiato dei regali, oggi ne scambierò altri con una mia amica che si chiama Aurora, forse una mia amica che si chiama Chiara, dobbiamo ancora vedere se oggi è tempo di vederci un attimo, e con una mia amica che si chiama Livia, che vabbè, conoscete, avete visto e strarivisto, quindi con loro. Una volta fatto ciò, nel mio pomeriggio uscirò con una mia amica che invece si chiama Aurora, con lei pure devo scambiare il regalo. E andremo o a Bakery House, che è un posto dove sono già andata durante Vlogmas con Miriana, che è un posto stile americano dove si prendono pasticcini e torte. E lì devo pure portare il progetto della mia torta e chiedergli se possono farmela, quella per i 18 anni. E poi, una volta fatto ciò, basta, devo tornare che ho danza poi la sera, quindi sto fino a una certa. Pure se non vado lì vado a Cornelia da Tiger, così per farmi un giro, però credo che Ponte Milvia è più veloce dato che partiamo alle 6, cioè alle 6, alle 4 io alle 7 devo stare a casa, quindi alla fine dovremmo stare un'oretta lì e poi tornare subito a casa perché io ho danza, quindi io il martedì e il giovedì purtroppo non è che posso fare chissà quante cose perché appunto danza mi inizia alle 8 e io già alle 7 devo stare a casa per prepararmi e fare tutto per andare a danza. Quindi questo è quanto. Detto ciò, i miei capelli sono orribili. Quindi io sto aspettando Valentina perché prima di fare le mille cose del pomeriggio che vi ho detto, passo. No, vado proprio da Valentina a mangiare. Cioè, mangiamo insieme, vado a prendere un Sai Che Bon giù al supermercato e lo mangio insieme a Valentina, così ci facciamo un po' compagnia. Solo devo aspettare che torna da scuola, quindi credo che pranzerò, tanto non ho fame di niente, per le 2:30 così. Quindi noi ci rivediamo quando sono pronta e vestita per andare da Valentina. Bene, piccolo cambio di programma. Tra 20 minuti vado al bar con il mio ragazzo. Poi arriva Valentina, mangio con lei. Cioè, allora, ora mangicchio con il mio ragazzo. Poi arriva Valentina, sto a pranzo con lei. Poi esco con la mia amica e poi vado a danza. Ora però mi devo vestire. E fu così che sono pronta. Ho messo il cappello perché i capelli fanno veramente troppo 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 schifo. Ho rimesso la tinta labbra che mi ero persa. Ne è andata sui denti. Perfetto. Comunque ho messo questa felpa molto leggera, lo so, con queste due, diciamo, non lo so, scrittine carine, è leggerissima. Però sotto ho messo il body di danza perché oggi effettivamente ho danza, quindi ho deciso di vestirmi. Per danza, così almeno torno a casa un pochettino più tardi e sono già pronta. Quindi non c'è bisogno che torno a casa, diciamo, abbastanza presto per essere giusta coi tempi perché mi sono già vestita da danza. Quindi ho messo la felpetta sopra, body, leggings, tranquilli e poi vabbè i tacchetti perché raga, io non ce la faccio senza, cioè ce la faccio, però preferisco sempre con. E ho messo il cappello perché mi devo lavare ancora i capelli, però cioè, tutto sommato non stanno messi così male, sono proprio io che me li voglio lavare. E poi mi sono truccata così. Quindi niente, io sono pronta, aspetto Francesco, vado da lui e questo sarà il mio outfit per tutta, ma dico tutta la giornata. Non mi cambierò di una virgola, al massimo mi ritrucco, mi ripasso il trucco dopo, ma non mi cambierò di una virgola. Ora vamos, che Francesca è qui sotto. Ciao, principino. Ciao amore, Ieri è stato tanto carino. Abbiamo visto il film di Natale insieme e lui era con noi sopra la copertina sul divano per non sporcarlo. E è stato troppo bello, il mio patatino. Sto facendo tutto con una mano. Fare i vlogmas mi rende molto operativa e adoro. Mettiamo la mia borsetta, quella classica bianca. Proprio semplicissima, piccola, ma c'entra tutto. Ciao Ninni. Mi dispiace lasciarlo sempre qui. Spegniamo. È proprio un patata. Ieri è stata troppo buona. Guarda tutto il film di Natale con noi. Piccolo di mamma. Bene, ho chiuso la porta. Vi stavo dicendo che amo tantissimo il mio cane e nel periodo di Natale è ancora più bello avere un cane, a mio parere, perché sta lì sul divano con te.
con te di riscaldatuta, cioè tipo una borsa dell'acqua calda personale. E quindi ero troppo contenta ieri sera davvero, che poi ci sto poco con il mio cane perché non ha libero accesso alla casa, quindi purtroppo lui può stare, diciamo, solamente in certi punti della casa, quindi non posso starci proprio sempre quanto vorrei. E quindi ieri è stato veramente speciale, ho apprezzato troppo il momento. E poi il mio cagnolino, ragazzi, il mio cagnolino, ma come faccio a non amarlo? È così patato. Va bene, adesso basta, mi sono messa questa giacca perché quella che volevo mettere non c'era, ma questa è figa lo stesso. E adesso andiamo a fare cosa? Non lo so, perché dovrei in teoria pranzare con Vale, però facciamo tipo un aperitivo prima di pranzo, perché il pranzo lo devo fare con Vale, vi ho promesso. Vediamo, qui c'è una luce stupenda, adoro. E il mio amore è già lì. Ciao amore. No, no, non ti ho ripreso. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, è passato un po' di tempo. Io sono stata a mangiare con Francesco qualcosa. Accendo così mi vedete meglio. Poi siamo stati a casa così a farci un po' di coccole. E poi siamo tornati qui, c'è un gatto. No, 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 questo è per me. Per... No. E adesso sto con Valentina che abbiamo voluto fare. No, togliela. Me lo mangio poi. Che mi fa? No, vabbè, mo è perché ho mangiato. Comunque dopo lo rimetto. Io e Valentina abbiamo deciso di fare tipo una festa ramen. Io ho preso questa ai gamberetti. E Valentina l'ha presa al manzo e ai gamberetti. Che a lei uno non basta. E quindi adesso ne mangiamo. Pure Vale, vedete che sta mangiando. Oh! Bellissima, com'è? No, Peach, non hai capito, è mio. Sono uscita ora da casa di Vale che era qui e adesso Babbo Natale è di nuovo in azione, perché questo sarà il regalo che darò alla mia amica, che è proprio, chiamiamo l'ascensore, è proprio sotto casa. Quindi Babbo Natale Elena è di nuovo in azione. Spero tanto che il regalo gli piaccia. Una cannella uguale a quella che ho fatto a Amy, solo questa è la cannella. Quindi questo cannella, incrociamo le dita. Bene ragazzi, sono qui con il regalo per Aurora. E Aurora non me l'ha ancora fatto perché non sapeva cosa farmi. Allora mi ha detto: guarda, lo scegliamo insieme, cioè nel senso vai, scegli una cosa e te la compro. Quindi adesso noi andremo giù, che c'è un negozietto che vende un po' di tutto, e vediamo se mi piace qualcosa e Aurora me la compra come regalo di Natale. Me lo faccio tipo in carta, lo metto sotto l'albero, una cosa così. E intanto io ad Aurora ho fatto una candelina e alla cannella, oddio, mi auguro troppo che gli piaccia. È uguale identica, ne ho prese 5 per le mie amiche, quindi è uguale identica a quella che ha aperto Emi, la mia amica di 2 giorni fa. Però è la cannella. Ora sto zitta che sta per uscire. Maria, se ti fa schifo, tranquilla. Vai, ok. Vediamo un po'. Sei emozionata? Molto. Hai visto la tarta? E cioè... il Natale si avvicina, yeah! I regali si avvicinano, yeah! Ma poi la apri anche a Natale, però. E vabbè, lo apro molto. Sei una persona, prendi il tempo. Ho regalato una palla, no, non è vero, apri. Amo, non me ne prendo. Amo. Non mi riprende la faccia. No, non mi riprende la faccia. Ma come si apre? Non è che la rompo? No, c'è lo scotch. Parte 2. Aspetta, ma qua ci impiegherò un po'. Tranquilla. Vado, eh. Che ansia questo video. Apri, dentro la palla c'è una sorpresina. Oh. Intanto guarda che figa, tienitela, la metti sull'albero, che lo certo, so, per ricordo. Farà. Per questo non la voglio smucina rompere. Dentro che c'è il regalo. Oh! Oh. Ce la puoi fare. Olè! È una candela. Quello che volevo io. Quello che dici? Sì. Davvero? La volevo io. Oh, sì, è vero. La candela profumata. Oddio, spero. Guardate, c'è. Guardate. L'amore ti mio piace, cosa mi ha fatto. Te l'ho fatta. Andiamo. Rossa, ero indecisa. È rossa, dimmi se Natale. Ti piace l'odore. Se non ti piace te la cambio. Aspetta, sentiamo. Va bene. Sì. Perché non so. Ma che mi cambia, benissimo. No, se non ti piace. È buona, amo. Ti piace? Fammi sentire. Buonissimo. Che io... forse se l'accendi sa di qualcosa, cioè si sente più forte. No, ma già si sente così. Ti piace? Buonissimo, quello che volevo io. Aspetta, fammi dare un bacio. Infatti me lo ricordavo che ti piacevano. Dai. Io sono molto felice e soddisfatta della vita, perché ovviamente anche Aurora, guarda che bella luce, anche Aurora mi ha fatto il regalo. E dentro, ovvio, questa busta carina con il bigliettino. Non vi diremo cos'è perché è una cosa troppo preziosa. Non si dice, perché questo, a differenza degli altri, lo apro a Natale, bene. Perché obiettivamente l'ho scelto io. Però me l'ha regalato la qui presente. Ecco. Me l'ha consigliato lei, c'erano un insieme di questi prodotti e io ho scelto. Però obiettivamente, capito, l'ho pure scelto. Me l'ha regalato lei, guardate che bello. E l'ho spillato, l'abbiamo spillato, così lo apro a Natale. E nulla, non vi dico cos'è.
lo aprirò la mattina del 25 insieme ai regali che mi farà Babbo Natale. E grazie amore. Il tuo ti è piaciuto? No, fa schifo. Ma ciao. Gli è piaciuto, gli è piaciuto. Bene, sono stata due orette con la mia amica, ora io ho detto addio. No, ci siamo salutate, lei doveva fare una cosa, io torno da Vale perché Vale mi voleva, perché gli manco, vabbè, comunque devo andare da lei. Poi tra mezz'ora arriva una mia amica che ci scambiamo il regalo, che è Livia, quindi scambierò anche con lei. Io oggi proprio, queste sono le giornate all'insegna dello scambiaggio dei regali, quindi arriverà lei, scambiamo il regalo e poi, dato che lei è un'amica di danza, andiamo a danza insieme e dopo danza uscirò con Valentina e Giulio, senza Francesco, a fare la terza incomoda, però voglio uscire. Perfetto. Faccio salutare la nostra zuppa. Ciao Giallo. Oddio, tantissimo Giallo, non c'è idea. Si gela. Ah, ciao. Ciao Mani. Ciao. Come stai Mani? Bene. Perfetto. Infatti si gela. Sì, si gela, Vale. Ciao. Ciao. Riprendiamolo sto bel faccino. Amo, ti prego, no, Levo. Sto bel faccino. Amo. Ciao, vero? Amo, ti prego. Però non far casare. Grazie, pacchetto. Livia, pesa. Ah, sarà? Questa è per te, guarda la carta. Ok, bellissima. Lo so. Io vado. Vai. Ah, c'hai impacchettato. Sì, però adoro! È fatto malissimo, però. E guarda il mio. Ok, vabbè. Ah! È di Tiger, quindi. Mm-mm. Come dice, e poi non c'entra un cazzo. Mm-mm. No, ah! sì, per davvero. Oddio, stavo rovinando tutto. Ecco. Ma che scotch ci hai messo? Tu ci metti sempre scotch più strani del mondo. Ma oh, di qua. E dai. Che carina! Ma che cosa sono queste cose? Bagnoschiume! Oddio, appena ho aperto ho detto delle palle di Natale! Sono carinissimi! Oddio, che carine! Tutto nota la carta che è nera opaca. Cioè, domani ho scelto questo perché è la carta più bella. No, vabbè, ok. Vabbè, ciao, io Olivia, oddio. Gli occhi rossi! Infatti, non dovevi farlo. What? Rosa, per davvero anche la candela. Eh sì! Infatti ho... Hai visto che carino? Tutto pensato, che figo! Molto bene. No, aspetta, adesso per rompere qualcosa. Lo so, tutte le persone a cui l'ho regalato, che sono tre. Ce la faccio. Guarda che bella! Tira fuori, dimmi che ne pensi. Intanto che questo è tipo fiori, quasi buone. Tipo fiori. Floreali. Buona! Sì? Gelsomina e... Che c'è scritto? Se l'accendi si sente di più. Apriamo il calendario dell'avvento. È lì, esattamente dove sei tu. Oh. Livia, vuoi aprirlo con me? Così ti mangi un pezzo di cioccolato. Oh, va bene. Oggi che giorno è? 21. Uno. Ecco, vieni Livio. Sì, aspetta, sto studiando questo. Dai Livio, me lo puoi aprire sola? Ecco. Vieni, avrai una sorpresa quando l'aprirai. Una sorpresa? C'è un cazzo. Perché cadono? Perché? Stanno qua sotto. Ma stai scherzando? No, perché ogni tanto cadono. Ora lo cerco. Qui. Ma è questo smuscina. È perché che cosa visto? Brutta. Eccolo. Hai trovato. Aspetta. Shakerà. Oh. Niente. La spieta. Usci di due. Uno con la cosina. Ma il mio è strabi, guarda. No, il tuo c'è il pupazzo di neve. No, tieni la macchina. Io voglio mangiarmi il pupazzo di neve. Ma è un prodotto lì. Ho capito, non si prendeva. Vabbè, vai. I nostri balconi sono i più festivi. Hai notato? Notato. E sto uscendo. Oggi è arrivato il CD di danza, quindi l'ho guardato un po', il CD del saggio, e non mi ero vista da quella prospettiva, quindi l'ho guardato con molta gioia. E adesso sto uscendo. E ci sono loro che mi suonano, perché sono in ritardo. Giulio, metti paura. Giulio, ma ti devi fare il figo perché vai su YouTube? Sul cazzo, sei pure in ritardo. Lo so. Oh, Giulio! Wanna feel by. Giulio, ma quanto piatti oggi? Oh mio Dio!